Bentornati a Radio Design, io sono Nicola Palumbo, qui docente di web marketing. Oggi abbiamo l'onore di avere qui un nostro ex studente, Gianmarco Brunacci. Ciao. Che ha questo nome fighissimo, sembra tipo un pittore del 600, una cosa del genere. Allora, Gianmarco, come ho già detto, sei un nostro ex studente. Raccontaci un po' della tua carriera, diciamo, accademica e un po' di te, vai. Allora, ho frequentato l'Istituto Italiano Design da parecchio in realtà. Dillo. Credo di aver finito nel 2008, a memoria. Ok, in piena crisi, ottimo. In piena crisi, e il che rende tutto più avventuroso. Tutto più, ovviamente. E, dopodiché, appena finita il percorso formativo... Sì. Brancolavo un pochino nel buio perché, come tutti, è difficile poi a entrare nel mondo del lavoro. Nel mondo del lavoro. E, partì da prima insieme a degli studenti che facevano il mio stesso corso. Tu facevi il corso di Industrial Design. Facemmo un concorso, per la MIDI, che sì. Veniva premiato il Salone del Mobile. E che andò bene. Che andò, sì, bene, perché benché il prodotto fosse totalmente fuori da quello che loro producevano, perché sì. Producevano per lo più in quel periodo oggetti in metallo, sedute in metallo, okay. Noi ci presentammo con questo oggettone in plastica rotazionale. Che cosa avevate progettato? Avevamo fatto una poltrona con... la seduta apribile. Ah, figata. Okay? Riprendeva un pochino quelle vecchie serie paesane. Sì. Con il fondo apribile sotto al quale mettevano, gli oggetti. Il pane, magari, o dei libri, o degli oggetti. Ah, figo. E si chiamava Riponga. Che nome era bello. Il nome, sì, il nome era molto conforme, Sì. Per nostro stupore venimmo premiati al Salone del Mobile, fuori premiazione, perché premiavano solo il primo. Sì. E, tipo menzione speciale. Menzione speciale, e la cosa che ha dato speranza poi al continuare una vita su questo campo è stato il fatto che nella giuria ci fosse Enzo Mari, sì. Che è un designer storico italiano, certo. Che tutti conoscono, penso, e che sia stato proprio lui... voler portare a tutti i costi questa serie in finale. E a volerla comunque premiare. Certo. Quindi sì, fu un inizio un po' dispersivo, ci trovammo lì insieme a altra gente che era stata premiata con i primi, sì. Il secondo posto, che era già navigata nel campo, no? E quindi certo. Noi eravamo degli studenti, non sapevamo veramente... Che avevate 21 anni, 22 avevamo, anni? Sì, grosso modo sì, a parte... uno dei ragazzi che era già più grandicello, sì. Che ce n'aveva già sui 35, credo, all'epoca. Sì. Però eravamo proprio nella prima volta proiettati in questo mondo e non sapevamo da che porta entrare. Certo. Vabbè, questo è un problema di tutti, quando si entra nel mondo del lavoro, si dice, cosa fo? Esatto. E, questo fu, il primo input per dire, sì, va bene, allora... magari possiamo continuare per questa strada. Certo. E, ho continuato non proprio per questa strada all'inizio, perché poi sono andato a lavorare per un'azienda che fa refrigerazione, arredo bar della zona, okay. Nella quale però non riuscivo a esprimere appieno, lato creativo. Sì, il lato creativo, e non facevo il lavoro che avrei voluto fare. Certo. E fino al punto... di pensare di smettere di sì. Stare davanti a un computer, no? Certo, questo lo pensiamo grazie. Un po' tutti a un certo sì, punto. Sì. Sono quei momenti che dici, basta, va a provare il bar ai Caraibi. Esatto, esattamente così. Però poi anche qui entrò... un'altra situazione. Sì, ero abbastanza deciso a lasciare tutto stavolta. Eh. Però dico, magari... con tutti gli anni passati a studiare questa roba, con tutto... Certo, dici, magari prima, sono bravo. Prima del bar a Caraibi, magari facciamo una prova. Sì. Presi un mio amico, perché sì. Nessuno voleva fare un concorso. Nessuno, nessuno voleva, io
non so perché non volevo. A questo tuo amico non volevo farlo da solo. Anche lui faceva industrial design? L'aveva fatto, sì, aveva fatto industrial design anche lui. E ci radunammo per trovare questa idea. Era un concorso della Zepter, che è una grande ditta non italiana. Sì. E, diciamo, il premio era cospicuo. Quindi, proviamo. Ci proviamo. E poi una mattina, mentre ero al lavoro lì, e dicevo, ma da domani io stacco, cioè, basta, computer, eccetera. Sì. Arrivò la chiamata di questi qui, che fu anche bizzarra, perché in realtà c'era stato un errore nostro nel compilare i form, e quindi non c'avevano il nome, c'avevano il nome solo sulla tavola, e questi mi hanno cercato tramite Facebook. No. Hanno cercato che scuola c'è. Avevo fatto, hanno trovato l'Istituto Italiano Design, hanno contattato Anna Maria e si sono fatti, che è la vostra direttrice, e lei gli ha passato il numero nostro e ci chiamò in questa mattina dicendo, guarda, dovresti mandarci, no, parlava italiano lei, dovresti mandarci diciamo questi form compilati, perché non l'abbiamo reperiti. E io ho pensato, ma solitamente questo è un elemento che ti esclude, no? Ah, sì. Cioè, il primo errore che tu fai, solitamente ti tagliano fuori. Se questi mi hanno chiamato... Vuol dire che c'è un interesse, vero? Sì, quindi dico, ma magari. E poi un'altra mattina arriva questa telefonata, dice, sareste arrivati primi, se volete venire... Questo qua c'è una mega villa a Monte Carlo. Se ci avete voglia. Sì, se volete venire alla premiazione, si fa questa festa a Monte Carlo, questa premiazione alla sede, e partimmo molto agitati. All'età di? Succedeva questo circa 5 anni fa, quindi avevo... 28. Sì, 28 anni. Questa cosa è figa. E quindi a quel punto cosa è successo? No, a quel punto ho detto, devo provare. Devi provare. Scusa, cospicuo a quanto? Adesso non voglio mandare i ladri. Erano 10.000 euro. Beh, sì. Tanta roba, 10.000 euro. Per il concorso. Cioè, tu hai fatto due concorsi nella tua vita e hai vinto due concorsi? No, non ho fatti più in realtà. Ah, ok. Quindi... Non tanti di più, ne avrò fatti tipo 5, 6. 5 su cui 2 ti sei piazzato alla grande. È stata una buona media, dai. Beh, direi di sì. Io non ho fatto neanche uno, ve lo dico subito. E poi da lì cosa è successo? E da lì è successo che ho deciso ci rimango di aspettare un attimo, e poi ho preso poi contatti con varie persone, varie aziende, diciamo, soprattutto vari studi. Sì. E mandai portfolio, curriculum, feci il lavoro ben fatto per presentarmi. E poi mi rispose questo studio toscano, Archirivolto, abbastanza noto, e mi dissero, quando vuoi, vieni. Si parte così? Sì, si parte, sì, sì. Cosa fa Archirivolto? Archirivolto si occupa di design, sicuramente industrial design. E quindi industrial design, diciamo, progetta oggetti per aziende. Ok, sì. Progettazione, insomma, generica. Sì, diciamo, per dare una definizione di design. Certo. Design è il progettare oggetti o famiglie di oggetti in serie per la produzione industriale. Certo. A seconda poi dei vari tipi di produzione industriale che trovi. Okay. Quindi loro questo fanno. Quindi si parte da un'idea, che può essere anche il semplice schizzo, e si procede verso tutti i passaggi e si arriva fino alla parte finale addirittura, che è la prototipazione. Sì, prototipo. Okay? E i 3D che serviranno poi per lo stampaggio. Per lo stampaggio, ok, quindi tutto quanto. Sì, che è una delle mansioni, diciamo, di cui mi occupo di più questa qua. Ah, ok, bello, bello. Sì, quindi tu ti occupi principalmente di questo o di tutte le filiere? Diciamo che la fortuna del collaborare con uno studio così è il fatto... che chiunque riesce a fare qualsiasi cosa, quindi un ambiente piuttosto poliedrico. Sì. Quindi se chiunque tu prendi all'interno dei collaboratori dello studio, parte dallo schizzo, chiunque può fare questo, può seguire questo iter. Poi è chiaro che ognuno magari si focalizza più su quello che riesce meglio, su quello che serve in quel momento. Certo, certo. Ma che consiglio daresti a uno studente come il nostro, come anche altri ragazzi che vogliono intraprendere, diciamo, una carriera nel design, per entrare proprio nel mercato poi del lavoro? Ovviamente
noi abbiamo anche alcuni contatti, eccetera, con l'azienda, però tendenzialmente tu cosa, quali errori hai fatto e quali non faresti? Allora, forse l'errore principale è accontentarsi di quello che si trova, è la prima cosa che si trova, e, anche se spesso è necessario, però certo, quando non è necessario, questo è un errore, bisogna andare avanti. E l'errore più grande che solitamente si fa è svalutarsi. Sì, quindi cioè, si tende solitamente a partire sempre dal basso, per poi piano piano, se nel momento in cui si riceve la gratificazione, salire. Sì. Io sono dell'avviso contrario. Okay, cioè, cominciare dall'alto e semmai scendere. Bene. Che può essere umiliante, però magari o alla cima o a metà si trova qualcosa comunque che ti appartiene di più rispetto all'azienda di famiglia, magari che trovi. Certo, no, questo è verissimo, è un, sì, un errore comune, cioè non credere magari in se stessi, quindi partire da cose molto basiche, magari rimanere bloccato lì, in situazioni che magari per te sono limitanti, esatto, e che non ti danno poi, anche essendo un lavoro anche diciamo creativo alla fine, fermarsi in un punto tipo bloccare poi per sempre magari. Sì, e poi è frustrante. Certo, certo. Tu però... No, dimmi. Sì, dimmi, dimmi. No, no, continua. No, dicevo che spesso i ragazzi, questo è un altro errore che ho fatto, sì, è uscire con i progetti fatti a scuola. Sì. Che solitamente sono progetti piuttosto incompleti se presentati a uno studio che fa progettazione vera. Certo, perché sono didattico, quindi c'è conoscenza dei metodi di stampaggio, cioè certo, sono cose che poi solo con l'esperienza normale, si prendono. Hai le basi. E stampare una catasta di fogli, di progetti, senza nessuna ambientazione, senza un senso, senza una presentazione, certo, non viene ben visto. Ok. Ok, quindi... bisogna riprendere tutto il materiale che si ha, sì, scartare quello che va scartato, okay, e ridare un contesto a questa roba, creare, nel mio caso ho creato un book progettuale ben fatto, sì, con una grafica coerente, certo, in tutti i progetti, e ho anche rirenderizzato la roba, ho anche, sì, riprogettato la roba, sì, quindi diciamo non prendere tutto quello che si ha e buttarlo là lì sul tavolo, perché certo, non sì, è... questo succede anche nel curriculum, dove la gente scrive esperienza, la piadina sotto casa, quando sì, ti presenti poi, sì, esatto. Però lo stesso vale per il lavoro, dato che io ho assistito anche a delle letture dei curriculum, sì, da parte di capi che avevo in precedenza, e alle volte ho visto buttare dei curriculum perché erano troppo lunghi, o certo, a volte perché dice questo ha cambiato troppi lavori. Ah, sì? Ok, quindi stiamo attenti, certo, a mettere solo quello che è importante, e certo, se cerchiamo magari un lavoro nell'industrial design, non scriviamo che abbiamo lavorato in piadineria perché certo, siamo dediti al lavoro. Sì, allora, sì, è vero, questo è vero. Deve essere coerente a quello che tu cerchi. Sì, sì. Infatti qui facciamo adesso dei mini corsi su come presentarsi, anche a livello, diciamo... quando c'è proprio l'interview finale con l'azienda, okay, è una cosa molto importante, effettivamente. Sì, sì. E poi tu hai un lato creativo. E sì, ho scoperto che tutti i ragazzi che fanno industrial, che io pensavo fossero, diciamo, quelli più razionalisti, invece hanno un lato creativo, perché anche qui abbiamo avuto un altro ex studente che tu conosci, tra l'altro. Sì, era in corso con me. E anche lui fa... diciamo, realizza delle opere. Sì, tu su cosa ti sei buttato, invece? Allora, il discorso sul razionalismo è giusto. È proprio per quello che a volte vengono fuori queste robe. Ok. Okay. Perché io sono, mi ritengo una persona molto razionale. Sì. Okay? E quindi col tempo ho capito perché ho difficoltà anche a esporle queste opere. Ok. Se opere vogliamo chiamarle, perché sì, non sono un artista quotato, l'arte è altra roba. Questo è semplicemente mettere qualcosa di me su una tela, lo sì, faccio a penna, quindi è un processo anche piuttosto difficoltoso e sì, faticoso. E, dopo anni che mi chiedevo perché certo, lo facessi, e ho avuto le mie risposte e ho capito proprio che questa intimità che io ho, queste cose che produco, sì, per me o solitamente regalo ad amici, ma molto stretti, certo,
Quindi non è che venite qui ora voi ascoltatori e pretendete... Si fa l'asta, però, insomma, via. Facciamo l'asta, base d'asta. È una tanto, ma solo oggi. Ma magari abbiamo anche un braccio robotico che tira fuori... Non so, possiamo avere l'autorizzazione a mostrare queste opere? Braccio robotico... abbiamo un braccio robotico che adesso mostrerà delle opere. La soubrette. La soubrette, mano soubrette. Allora, entra in camera la prima opera. Eccola qui, che fa da sfondo, tra l'altro. Raccontaci, gira braccio robotico, gira i nostri potenti mezzi dell'Istituto Italiano Design. Eccolo qui. Allora, questa prima opera. Sottofondo. Ecco, come, okay. Che tecnica utilizzi, in breve? Allora, questa è una roba molto istintiva. Ok. Perciò mi appartiene poco nella vita reale, no? Ok. Si tratta di scarabocchiare, casualmente... E come si fa guardando il cielo e scoprendo nelle nuvole magari delle forme, sì. Allo stesso modo qua vengono fuori delle figure. Non faccio altro che ripassare queste figure. A colore? E che tecnica? Penna. Come ti pare, insomma. No, solo penna bic. Abbiamo anche la seconda opera che segue lo stesso filone, diciamo, sì, esatto. Sono tutte uguali, cambiano solo... tutte uguali nel senso tecnicamente, sì. Cambiano poi nel tempo perché, diciamo, seguono un po' un'evoluzione mia personale, certo. Infatti le prime erano molto più istintive e grossolane, sì. Okay? E io ero molto più razionale. Ora che sono un po' meno razionale, paradossalmente vengono fuori opere più razionali. Ah, quindi è figa questa, è una cosa. Specie di riequilibrio, forse, sì. Però questo è bello, questo lo dico anche, diciamo, agli studenti più giovani o chi diciamo ha più di 20 anni. È vero questa cosa, questo processo creativo che poi magari viene sempre a una certa età, no? Quando uno si riscopre, o dico una cosa sbagliata. Sì, o in momenti piuttosto drammatici, nel mio caso. Avrete dei momenti piuttosto drammatici. No, però la tua esperienza è bellissima perché alla fine... hai fatto un percorso che ti ha portato a quello che alla fine ti piace fare e lo fai bene perché hai vinto questi due concorsi. Sì, sì, è vero. Se no magari non lavorerei in uno studio grande come quello è. Esatto. E, poi, cioè, non è mai detto, no? Cioè, uno può anche decidere di cambiarlo e aprire questo bar sulla spiaggia. Un giorno, sì, no? Si può aprire il bar. Però... oppure apri il tuo studio e ti butti in campagna da qualche parte e non vuoi vedere esatto, più nessuno. Esatto, ma in campagna già ci siamo. In campagna già ci sei. In città. In una città grande. Eh? In una mansarda in città. Però credo sia bene... Se... questo era un po' un sogno mio di bambino. Sì. Cioè, da bambino volevo fare il designer, che non sapevo nemmeno cos'era. Figo, quindi tu ce l'avevi già dentro come, esatto. Come desiderio. Ora so cos'è e quindi è calata un pochino la voglia di farlo. Sì, perché tutto poi è legato all'industrializzazione, a un consumismo, un'imposizione di bisogno. Vabbè, un discorso un po' quindi particolare. Ti riavremo però... come opinionista su tematiche legate all'industrializzazione. Ok. quindi sì, poi rivela anche altre parti, rende tutto un pochino meno filosofico rispetto all'inizio, dove sembra che ogni opera sia poi una trasposizione di noi stessi. Certo. Sembra che in ogni opera noi dobbiamo mettere l'anima, no? Invece molto spesso quando si ha a che fare con l'industria, certo. Bisogna seguire magari delle tendenze, bisogna seguire delle volontà che non so mai tue fino in fondo, perché c'hai poi, certo. Il cliente finale che vuole un certo tipo di prodotto, no? Certo. E quindi diventa meno sogno rispetto ai progetti che si fanno a scuola, ma è giusto così. Ma diciamo che questa cosa accade ovunque, nel senso, esatto. O fai l'artista puro o se sei nel mercato alla fine devi venire incontro, anche io ho tanti clienti. Non esatto, dico, esatto. Ma dico giusto che così. Siano esigenti, però ovviamente devi sempre... trovare un punto che si trova tra te e loro. Sì, un equilibrio, come tutto. Un equilibrio. Sì. Mai, diciamo, arrendersi totalmente a fare delle cose che non abbiano un senso. Esatto. Ma neanche poi ritenersi, diciamo, mettersi lì sulla torre d'avorio e dire questo è così, è figo e ti deve piacere perché tanto sì, sei esatto, così, esatto. Sei fuori dal mercato. Sì, lo dico sì, subito. Sì, sì. Solo pochi forse riescono, ma non totalmente, credo. Sì. Vabbè, facevo questo discorso per dire che
io son molto dritto su questo. Credo che quando uno voglia fare qualcosa debba portarlo fino in fondo. Certo. E poi decidere se magari è il caso di cambiare strada o no. Sì. Per non avere poi tutta la vita quel... Certo. Se l'avessi fatto... Sì, è vero. Ecco, è vero. Quindi... Molto vero. In questo caso fino in fondo e poi si vede. E poi si vedrà. Allora, è stata un'intervista estremamente filosofica, mi è piaciuta molto. Però è una bellissima esperienza che ci porti e intanto grazie. Grazie a te. Magari ci ribecchiamo quando vuoi. Volentieri. Nei weekend e parliamo appunto di industrializzazione. Te la senti? Certamente. Io sono aperto a qualsiasi tipo di dibattito, da quello più frivolo a quello più estremo. Diciamo. Ah, allora bene, se c'è anche il primo è ottimo. Quando ci sono io di mezzo non lo sai bene, ma c'è sempre diciamo, il lato frivolo della cosa. Oggi è stato estremamente seria come impostazione. Va bene, allora grazie mille. A te. È stato un piacere. Noi ci rivediamo sempre qui su Radio Design per la prossima intervista che avverrà. Attenzione, chiudiamo con la base d'asta per l'opera di dietro. Si parte da 100.000 euro. 100.000 euro. Mandate sotto in descrizione la vostra proposta. Sì, sì. Mandiamo gli estremi. Mandiamo gli estremi. Mettiamo Liban nei commenti. Sì, sì. Grazie ancora. Grazie a te, grazie.